settimana impegnativo per i vigili del fuoco della Toscana. Tanti disagi che si sono creati in varie zone della regione a seguito ai violenti incendi. Arriva Papa Francesco, Barbiana si blinda, misure di sicurezza straordinarie e strade chiuse per la visita del pontefice nel borgo di Don Milani. Una mostra per la diva Patti Pravo, la regione toscana ha omaggiato la cantante con una serie di opere che artisti le hanno dedicato e alcuni vestiti che ha indossato. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. È stato infatti un fine settimana impegnativo per i vigili del fuoco della Toscana. Tanti disagi che si sono creati in varie zone della regione a seguito ai violenti incendi. Sentiamo il resoconto nel servizio di Alessio Poggioni. Weekend intenso per i vigili del fuoco della Toscana che hanno messo a punto una serie di delicati interventi in varie zone della regione. Il grande caldo di questi giorni ha fatto scattare l'allarme a Santa Croce sull'Arno, dove nel primo pomeriggio di domenica è scoppiato un violento incendio in una zona industriale del comune. Il rogo, alimentato dal vento molto forte, ha bruciato 4 ettari di vegetazione, minacciando anche alcune aziende limitrofe, dal momento che si è velocemente spostato verso i capannoni di 8 concerie e di 2 aziende chimiche. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco con 7 autopompe coadiuvate dai volontari antincendio con altri 5 mezzi più leggeri inviati dalla regione toscana. Le complesse operazioni di spegnimento si sono poi concluse 5 ore più tardi a causa dei numerosi focolai alimentati in tutta l'area interessata. Paura anche nel comune di Porcari, dove nella stessa giornata di domenica un incendio è divampato nel sottotetto della cartiera Soffas, facente parte del gruppo Sofidel. Anche in questo caso si sono rese necessarie numerose ore di lavoro per domare le fiamme. A complicare le operazioni dei vigili del fuoco il forte vento che per tutta la giornata ha soffiato sulla piana lucchese. Adesso si contano i danni per lo stabilimento che a prima vista si sono rilevati ingenti. Da chiarire tuttavia le cause dell'incendio che ha interessato 1500 metri quadrati di sottotetto. Sempre domenica, ma nella tarda serata, i vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti in via Gora e Barbatola per un incendio scoppiato in un'abitazione per cause ancora da accertare. Al suo interno una donna, rimasta leggermente intossicata dal fumo, è trasportata in ospedale dai mezzi del 118. Complesso intervento infine questa mattina sull'autostrada 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto compreso tra Firenze in Pruneta e Incisa in direzione Roma a causa della presenza di un camion in fiamme che trasportava pellet. Sul luogo, oltre ai vigili del fuoco e al personale della direzione Quarto Tronco di Firenze, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Traffico in tilt e numerosi disagi che hanno registrato oltre 8 km di coda. Per questo la società Autostrade per l'Italia consiglia agli automobilisti diretti verso Roma di uscire a Firenze in Pruneta, proseguire verso Siena e poi sul raccordo Siena-Bettolle rientrare in A1 a Valdichiana. E adesso andiamo in Mugello, arriva Papa Francesco e Barbiana si blinda, misure di sicurezza straordinarie, strade chiuse per la visita del pontefice nel borgo di Don Milani nella giornata di domani. Sentiamo. Il Mugello si prepara ad accogliere il suo più grande evento. Resterà infatti una data storica, il 20 giugno 2017, per il comune di Vicchio, giorno in cui Papa Francesco si recherà nella piccola frazione di Barbiana per rendere omaggio alla figura di Don Lorenzo Milani. In occasione del 50° anniversario della sua morte, il pontefice farà visita ai luoghi dove il priore iniziò la sua straordinaria ed innovativa esperienza educativa rivolta ai ragazzi del posto e che contribuì a stimolare il dibattito pedagogico degli anni 60. Barbiana, la piccola frazione mugellana del comune di Vicchio, che è entrata a far parte della storia grazie all'operato di Don Lorenzo e che ospita la sua tomba nel piccolo cimitero. Come annunciato, sarà una visita riservata e non ufficiale per una tabella di marcia inflessibile e rigorosa. Difatti, la mattinata del Santo Padre sarà blindatissima e riservata ad un gruppo ristretto di persone, contornata da misure di sicurezza straordinarie che bloccheranno le strade principali del borgo di Don Milani. Nel dettaglio, il programma prevede l'atterraggio dell'elicottero nello spiazzo sotto la chiesa di Barbiana intorno alle 11:15. Il Papa arriverà da Bozzolo, prima tappa della sua giornata, in omaggio a Don Primo Mazzolari. Il Santo Padre sarà così accolto dal cardinale Giuseppe Betori e dal sindaco di Vicchio Roberto Izzo. Poi in auto raggiungerà il piccolo cimitero per pregare da solo sulla tomba del priore. Dopodiché incontrerà gli ex allievi di Don Milani ancora in vita, coloro che sono stati battezzati suoi discepoli. E ancora visita al laboratorio e all'aula dove Don Milani teneva le sue lezioni di vita e di cultura. In chiusura, dopo il saluto di Betori, si terrà l'atteso discorso all'aperto alla presenza degli ex allievi, di un gruppo di sacerdoti e di alcuni ragazzi seguiti da realtà educative della diocesi. La partenza da Barbiana in elicottero è poi prevista alle 12:30 per il rientro in Vaticano alle 13:15. Nessuna stretta di mano o foto per i residenti in trepidazione e per i quali verrà allestito nella piazza centrale del paese un maxi schermo dove potranno seguire gli spostamenti del Santo Padre. Certo, salvo sorprese, che si sa, il pontefice è molto bravo a realizzare.
E l'industria 4.0 scrive il futuro della Toscana. Sono stati messi a punto 5 bandi regionali da 51 milioni di euro e una piattaforma per mettere in connessione le imprese con docenti e ricercatori universitari. La Toscana scrive il futuro dell'industria 4.0 con il varo della piattaforma regionale e con i 5 nuovi bandi da 51 milioni di euro finanziati con risorse comunitarie per le micro, piccole e medie imprese presentate a Firenze dall'assessore regionale alle attività produttive Stefano Cioffo. 3 dei 5 bandi per 18 milioni e mezzo agevoleranno i progetti di ricerca e sviluppo, mentre gli altri 2 per 32 milioni e 800 mila euro serviranno a incrementare gli investimenti in macchinari e processi di riorganizzazione. I bandi sono in partenza a luglio. Vogliamo essere di affiancamento, di accompagnamento al mondo dell'impresa. Abbiamo insieme da vincere una scommessa, l'innovazione tecnologica, l'industria 4.0 e un mondo nuovo al quale dobbiamo assolutamente agganciarci. Anche a questo serve, tra i vari strumenti approntati dalla Regione, la piattaforma Industria 4.0 a mettere in connessione le imprese con gli organismi di ricerca universitari, con l'IRPET e con le direzioni regionali e avere così supporto in materia di innovazione tecnologica dei processi produttivi, anche perché da una mappatura delle competenze universitarie in Toscana emerge che sono oltre 1000 i docenti e ricercatori universitari altamente specializzati in Industria 4.0. Io credo convintamente in questa saldatura fra il mondo universitario e le nostre aziende. La Toscana si sta muovendo in maniera determinata verso l'innovazione, verso un settore dell'industria altamente competitivo e depositario di competenze e di conoscenze. Al sistema di competenze previsto dalla piattaforma Industria 4.0 si affiancherà anche un network di 250 laboratori pubblici e privati per il trasferimento tecnologico, 100 dei quali già pronti a offrire servizi specifici alle imprese in materia di economia digitale e fabbrica intelligente. E adesso torniamo in Mugello, andiamo a Dicomano, dove il Comune utilizzerà i 56.000 euro del bonus accoglienza per i disoccupati. Sentiamo. A Dicomano il bonus accoglienza va ai disoccupati, un fondo di 56.000 euro che finanzia i lavori socialmente utili per disoccupati e inoccupati. È il Comune di Dicomano ad attivarlo, impiegando il contributo che gli è stato riconosciuto dal Ministero dell'Interno per l'accoglienza dei profughi. Si tratta del cosiddetto bonus accoglienza, un incentivo una tantum che lo Stato ha assegnato ai comuni che si sono impegnati nell'accoglienza senza vincolo di spesa. E l'amministrazione comunale dicomanese ha così deciso di investirlo per dare sollievo ai disoccupati e inoccupati attraverso lavori socialmente utili, come piccole manutenzioni, pulizia del verde pubblico e pulizia delle strade. A poter usufruire di questa opportunità di lavoro, disoccupati inoccupati tra i 18 e 65 anni di età, residenti da almeno 2 anni nel comune e iscritti al centro per l'impiego. I lavori saranno svolti per una durata massima di 6 mesi e 20 ore settimanali, con un corrispettivo mensile di 500 euro. Il nostro impegno per l'accoglienza è stato riconosciuto dallo Stato con un contributo economico di 56.000 euro. Ora vogliamo che questo nostro impegno torni alla comunità dicomanese, ha così sottolineato il sindaco Stefano Passiatore, per poi proseguire: e vogliamo che dia sollievo a soggetti più deboli residenti nel nostro comune, a chi cioè si trova in una situazione di fragilità e difficoltà economica perché ha perso il lavoro o non riesce a trovarlo. Nella domanda da presentare al comune entro il 15 luglio, oltre alla certificazione di iscrizione al centro per l'impiego, occorre presentare una dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore a 20.000 euro. E adesso andiamo in Consiglio regionale, dove la cantante Patti Pravo ha incontrato i suoi fan in occasione dell'inaugurazione della mostra a lei dedicata dal titolo Metamorfosi di una diva. Una mostra dedicata alla diva Patti Pravo, una delle icone della musica italiana. La Regione Toscana ha deciso di omaggiare la cantante veneziana con una serie di opere a lei dedicate e alcuni vestiti che l'artista ha indossato in questi anni, tra cui i vestiti usati nelle serate del Festival di Sanremo 1997, quando cantò E dimmi che non vuoi morire. Circondata da una cinquantina di fan scatenati, la cantante ha presenziato all'inaugurazione della mostra dal titolo Patti Pravo, Metamorfosi di una diva. Beh, devo dire che Firenze è sempre stata meravigliosa con me. Infatti prima ho ricordato i miei abiti esposti a Palazzo Pitti, tra l'altro in una maniera strepitosa, e trovarmi tra le donne più importanti del Novecento mica fa schifo. E quindi già mi ero abituata bene. Poi Firenze è una città che amo moltissimo, ho frequentato tantissimo, tra l'altro avevo a Romolo anche una bellissima casa. E questa mostra a me fa solamente che piacere, naturalmente. È un amore che mi viene dato ulteriore dai miei fan, eccetera. Mi dispiace che moltissime opere non siano state raggiunte in tempo,
perché erano veramente squisite, però e anche dei video particolarissimi, cosa che comunque metterò sul mio sito perché vale la pena che siano visti. Dopo il saluto nel Teatro della Compagnia, Patti Pravo, accompagnata dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, ha visitato la mostra in Sala Bastogi. Patti Pravo ha fatto la storia della musica, del teatro, dell'espressione di massa con cui gli italiani hanno accompagnato il suo successo, e quindi indubbio che ancora esistono tanti grandi estimatori che poi vediamo qua, anche in forma un po' caotica, ma del resto tutto si adatta al personaggio un po' trasgressivo che lei è sempre stata. Ed è iniziato questo weekend il nuovo calendario degli eventi estivi al Barberino Designer Outlet nel segno dell'hashtag Moda Musica. Primo concerto affidato da Andrea Biagioni, reduce del successo di X Factor 2016 e fresco di tournée con gli After Hours, mentre il 24 e il 25 sarà il turno di Marianne Mirage. Infine il 22 e il 23 luglio sul palco salirà Tommaso Pini, cantante conosciuto nell'edizione 2014 di The Voice e presente al Festival di Sanremo. Ma non solo eventi musicali, dato che il calendario prevede anche intrattenimento, aperitivo, mostre e DJ set. Vediamo la clip. La suona, ci vedo urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro. Ora presto arriverà un festival delle bande nel parco di Pratolino, infatti uno dei progetti del piano di rilancio del parco. Il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in una location d'eccezione il 14 giugno 2017. Sindaco e consiglieri sono infatti andati in trasferta a Pratolino per definire, oltre all'ordinaria attività amministrativa, anche la prosecuzione del piano di rilancio del Parco Mediceo, che dal 2013 rientra nei siti UNESCO insieme alle altre ville e giardini medicei. È recente la ristrutturazione delle scuderie all'interno delle quali è stato collocato il Museo dei Modelli Lignei dei Teatri di Epoca Medicea, ma sono tanti i progetti allo studio per portare Pratolino a 50.000 visitatori a stagione e per fare dell'area di Villa Demidoff un polo di attrazione per eventi legati al turismo congressuale e non solo. Siamo già al lavoro per mettere a punto un piano sia di definitiva abilitazione di questo luogo attraverso le autorizzazioni e le agibilità per utilizzare anche gli immobili storici, sia dal punto di vista della promozione verso i cittadini e a livello internazionale verso il turismo congressuale e i grandi eventi. Tra i progetti che si stanno definendo per diversificare il pubblico presente nel parco, un festival delle bande da tenersi proprio a Pratolino. Una cosa importante che stiamo cercando di mettere in piedi, proprio legata al territorio e alla città metropolitana, è un festival delle bande. Un festival delle bande che è la banda è un'associazione che è attiva all'interno di quasi tutti i comuni, per cui un'area alla volta. Quest'anno cercheremo di partire da Mugello, porteremo all'interno del parco le bande, perciò con le bande verranno le famiglie, con le famiglie verranno gli amici e sicuramente conosceranno questo parco anche persone che lo hanno vicino e che fino ad ora non hanno mai avuto la possibilità di entrarci. E ancora, la città metropolitana è al lavoro per riaprire la parte nord del parco, quella di Montili, particolarmente bella. Un altro progetto aperto è quello per la realizzazione di un giardino delle farfalle, ovvero un'area verde con piante capaci di attrarre le farfalle presenti nel territorio. E questa sera alle ore 19, primo appuntamento con il nuovo format di Teleiride Piano Terra dedicato alla sostenibilità. Appuntamento dunque da lunedì al sabato alle 19 su Teleiride. Dunque è tutto per questa edizione di Studio TG e a tutti l'augurio di una buona giornata.